situazione è una situazione sicuramente modificata rispetto al recente passato, anche modificata per la verità leggermente rispetto alla prima ondata della pandemia. Attualmente ci attestiamo su una riduzione più o meno costante di circa il 35% degli accessi globali al pronto soccorso. E questa riduzione si caratterizza essenzialmente per una riduzione prevalente dei pazienti con altre patologie e ovviamente con altre patologie non gravi, perché il numero di pazienti con patologie gravi non si è modificato sostanzialmente, come è facilmente intuibile. Impatta fortemente questa riduzione sull'organizzazione complessiva del pronto soccorso, perché di fatto ci permette in qualche modo di approcciare in maniera un pochino più adeguata, mi riferisco alla riduzione degli accessi ovviamente, la complessità che questi pazienti hanno, perché i nostri operatori sono attualmente costretti a lavorare con tutte le protezioni, con tutti i DPI indossati e lavorare in queste condizioni non è agevole, è molto faticoso, molto complesso e rende ulteriormente complicato l'approccio a pazienti che hanno una loro complessità intrinseca. Ovviamente, se non ci fosse stata questa riduzione, sarebbe stato impossibile lavorare in condizioni adeguate e permetterci di svolgere la funzione che stiamo svolgendo. Abbiamo previsto due percorsi distinti, è previsto il pre-triage, che fa una prima grossolana, ma comunque indispensabile distinzione. I pazienti vengono successivamente indirizzati quindi sulla base di questa caratterizzazione verso due percorsi assolutamente distinti, il percorso diciamo che noi tecnicamente definiamo ad alto rischio, quello riservato ai pazienti con una probabilità più alta di avere una patologia Covid relata, e il percorso invece dedicato ai pazienti che definiamo a basso rischio, che quindi rimangono distinti in aree separate anche durante le attese indispensabili durante la fase degli accertamenti clinici. Successivamente poi questi due percorsi non si intersecano mai, successivamente poi i pazienti vengono indirizzati verso il ricovero o verso la dimissione, appunto sempre in maniera distinta seguendo il loro percorso originario. Riceviamo parecchie telefonate dai medici di medicina generale delle USCA che ci permettono però di intercettare prematuramente o un pochino prima quei pazienti che hanno possibilità di evoluzione, li indirizziamo al pronto soccorso e quindi siamo in grado di arrivare prima a studiare questi pazienti ed eventualmente a ricoverarli anticipando le possibili complicanze. Questo percorso sta funzionando. Devo dire anche che abbiamo in progettazione e spero in realizzazione a breve, sempre come dipartimento, un progetto parallelo di telemonitoraggio dei pazienti. Noi di fatto stiamo già operando in due modi sui pazienti che sono a domicilio. Uno ve l'ho appena descritto, il secondo è che comunque telefoniamo regolarmente, quotidianamente ai pazienti che dimettiamo da pronto soccorso. A queste due modalità si dovrebbe aggiungere presto una terza, che prevede proprio un telemonitoraggio strumentale dei pazienti che vengono dimessi da pronto soccorso. La medicina d'urgenza, che storicamente è un reparto a degenza breve, si è trasformata recentemente per necessità in un reparto Covid, quindi i nostri 16 posti letto sono diventati 18 e questi 18 posti letto sono interamente dedicati ai pazienti Covid. Sono Covid a medio-bassa intensità di cura, ma anche Covid a media intensità di cura ventilati, tant'è che ventiliamo un numero variabile di pazienti quotidianamente tra i 5 e i 10 tutti i giorni. Rispetto ai nostri 18 posti letto sono pazienti che hanno necessità anche di ventilazione e possiamo praticarla e lo facciamo all'interno di questo reparto. Nell'altro corridoio abbiamo l'OBI, che rappresenta un'articolazione della medicina del pronto soccorso, un'articolazione del pronto soccorso che raccoglie 6 pazienti che in questa maniera, 6 pazienti non Covid, a cui possiamo dare una risposta alternativa al ricovero. Sono pazienti che in qualche modo possono trovare attraverso l'OBI una risposta alternativa a un ricovero che sarebbe stato breve. Cerchiamo in 24 ore di risolvere i loro problemi e di poterli mandare a casa in sicurezza. La percentuale di ricovero in terapia intensiva, benché si sia mantenuta costante e sia proporzionale al numero degli infetti, al numero dei pazienti
globalmente in carico alle nostre unità operative, si aggira complessivamente intorno al 10-15% rispetto a questa popolazione specifica. Questo dato in sé non è cambiato. Quello che è sicuramente cambiato, per esempio, è l'età media dei pazienti che ricoveriamo, anche in terapia intensiva, ma soprattutto nei reparti Covid ordinari, l'età media che si è inevitabilmente abbassata anche in maniera importante. È aumentata la fetta della fascia d'età tra i 40 e i 50 anni e direi che la fascia d'età tra i 50 e i 60 anni la fa da padrone, almeno nelle degenze non intensive.